qua è Steph e bentornati in questo nuovo episodio della serie di Minecraft. 50° episodio. Quindi ragazzi, troverete in descrizione il download per scaricarvi il mondo se volete provare a giocarci. Allora, 50 episodi, cazzo, sono tantissimi. Dovremmo festeggiare, ma non c'è un cazzo da festeggiare. Ok, vi ricordate lo scorso episodio dove fottutamente eravamo? Persi nella savana. Noi siamo qua nella savana. Ci siamo persi e non sappiamo dove andare. Ok. E ragazzi, io non ho provato, vi giuro, a guardare un po' alcuni lati per capire da dove si dovesse passare. E dall'altro lato opposto c'è l'oceano. Cioè, non è là, non è di là. Sono what the fuck is that? Arboscello di acacia. Oh, finalmente me l'ha dato uno. Sono mesi che lo cerco. Ci sono delle pecore qua, ma un danger. Non è un danger. Sembrava un danger, ma non è un danger. Fa culo. Ragazzi, non so dove caspita cazzo andare. Il problema è che io avevo una mega cosa. Cioè, io avevo... Oh, merda! Ma Steph, ma che cazzo fai? Ma intanto mangio la carne ovina cotta. Poi, prendi il secchio e lo metto pure dalla mano, perché sennò mangio. Ragazzi, prende fuoco tutto. Raga, aiuto! No, questa foresta non deve prendere fuoco. Cioè, è interessante, no? La foresta da cattua. Cos'è questo? No ragazzi, ma dove sono finito io? C'è un villaggio! No dai, dai, ma perché? Ditemi, ci sono persone, ci sono anche gli abitanti, non ci voglio credere. E fanno pure gli scan. Oddio, lui scambia gli sme... Grandissimo bomber! Mi servivano gli smeraldi, aspetta, devo buttare via qualcosa però. Che buttiamo via, che buttiamo via, c'è questo libro? Potenza 4 è fortissimo. No, potevo... No, l'arboscello no. Scordatevi che io butti via l'arboscello. Via il legno di quercia. Dov'è l'arboscello? Arboscello? Ok. Ho le string. Eh no, perché questo con 18 string ce ne dà ancora. Quindi non ha molto senso. Un'idea. Le pecore. La lana si può trasformare indietro in string. Allora, non ricordo dove si potesse fare, però so che, cioè, si può fare il contrario. Ditemi di sì. Ditemi di sì. Non si può. Che tristezza. Ma che tristezza. Dammi una cosa cotta, va. Le ammazzo con la spada, ma non mi danno già questo cotto, vedete? Carnovina cotta. Carnovina cotta. Vabbè, fanculo. Va bene, c'è un villaggio. Adesso sta a capire dove è casa nostra. Casa nostra è vicino e lontana. Perché vi ricordo che noi abbiamo un obiettivo... Oh, scusate, non volevo... L'ho sbagliato. Noi abbiamo... Ma che cos'è questa casa? Ma come cazzo campate? Ma che problemi avete fra tutti qua? Case vuote, non so, esci, no? Sta diventando pure notte, la memoria in tutti, stavo a vedere. Stavo dicendo, sì, noi abbiamo come obiettivo quello di... carota! Carota. C'è le carote, il bastardo. Allora, lui scambia la lana bianca. 4 smeraldi per una cesoia, sì, ma ciuccia. 15 per uno, lui era più conveniente. Oh cazzo. Give me immediate the smerald. Tutti. Allora, 7 smeraldi. Mi sa che ce ne basta un altro. E non so se ce l'ho a casa per fare il blocco di smeraldo, che era un altro obiettivo. Cioè, mamma mia, quanti obiettivi in questo 50° episodio. In realtà solamente questo. Perché è solamente questo. Cos'è? C'è qui! La coda! Grano per smeraldo. Ma perché danno tutti gli smeraldi? No, non è normale sta cosa che diano tutti gli smeraldi. Uno smeraldo e 12 frecce. 18 patate per uno smeraldo. Oh, che sei? Fogli per libro fortuna 3. Fortuna 3 è un grande incantesimo. No, l'oro è mio. No. Allora, aspettate. Bisogna, perché allora la nostra casa era nel bioma esterno alla savana. Non so se vi ricordate, a me sembra di sì. Qua vedo che gli alberi, la configurazione degli alberi... Ehi, amico Fritz! Muori. La configurazione degli alberi, vedete, cambia. Acacia di là e questi sono bianchi. Oh, ma che caspita! Muori. Dobbiamo secondo me fare un cerchio intorno a questa configurazione e riuscire a vedere, per configurazione intendo il cambio di bioma, e vedere se riusciamo a trovare casa nostra. Ciao Creeper, l'avete visto? Io l'ho visto. Secondo me la troviamo, prima o poi la troviamo.
Perché se questo villaggio fosse vicino a casa, potremmo iniziare a pensare di farci un collegamento. È casa quella. È casa! È casa! Non ci voglio credere! Mamma mia! Mamma mia! Ma che numero abbiamo fatto! Oddio! È praticamente accanto a casa questo villaggio. Cioè noi siamo andati a ricercarlo a Monculi e ci avevamo accanto a casa. Non ci posso pensare, ma... Ragazzi, è assurdo. Vabbè, sono felicissimo. No, allora, adesso non so se ci inizieremo subito a fare il percorso, perché non penso ne valga la pena. Aspettate, voglio fare un numero qui. Qui voglio fare un numero incredibile. Allora, mangia con un disgra. Prendi subito la pelle d'omega. La lanci là dentro. Oddio, se cadevo di sotto... Ah, no, c'era l'acqua, non morivo. Tac, la mia super cuccia per i cani. Vabbè, facciamo anche la pixel art. Bene, 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 bene. I'm so happy everyone to be to be. All happy no hand to be. Ora entro lì dentro, c'è uno zombie villaggero. No, non c'è, perché deve spawn solo se ci sei vicino. Siamo stati lontano per un bel po'. Oh, home sweet home, we can sleep, we can dorm like a boss. Like a boss. Non me l'ha fatto scrivere. Non me l'ha fatto scrivere. Mortacci tua. Allora, ditemi che ho uno smeraldo. Uno ne chiedo, uno solo. No, ragazzi, è uno scherzo. A noi piace scherzare su queste cose. No, 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 le torce. Le torce e le rotaie, fermi. Ho smontato ogni cosa. Allora, fermi, fermi, fermi. Queste andavano qui. Poi c'era un'altra rotaia, dov'era? Qui, probabilmente. No, no. Ah! Leva questo. Leva questo. Oh, peggio di Lego. Toh, vieni qui. Metti la rotaia accendiosa. Metti la torcia. Buono. Non ho uno smeraldo. Cioè, le possibilità di non avere uno smeraldo sono remote. Io ce l'avevo. Sono certo! Sono certo di... 6 smeraldi, avete visto? Avete visto? Ce l'avevo o no? Perché ho il crafting qua giù ogni volta e non lanciare fino a... Allora. Sac! Sac! Blocco di smeraldo realizzato, ragazzi! Obiettivi a go-go. Adesso abbiamo tutti i blocchi dei minerali del gioco. Guardate quanto è figo. È fighissimo! No, sono contento. Sono contento. Comunque, i villaggeri dobbiamo far sì che si salvino. Quindi, magari in questo episodio è un... No, è un po' noioso, quindi boh, non so se ne vale la pena. Potremmo iniziare ad andare nel Nether, nell'Endworld, scusate, a fare la cosa dei golem che vi avevo promesso. Quindi la mettiamo a cuocere un po' di oggetti. Qua, tipo questi 48, mettici 6x8, 48, to. Poi questi sono 12, metticene 2. Che sufficienti. Il resto lo svuotiamo. Andiamo nell'Endworld. Fermi, prendo la zucca. Devo lasciare le cordicelle. Anzi, devo mettere tutte da parte per scambiarle con gli smeraldi. Perché poi ci facciamo il faro, ragazzi. Dobbiamo assolutamente fare il faro. E ho visto che sono interessati anche al grano. Quindi di grano ne abbiamo in abbondanza, penso. Cioè, alla fine ci mettiamo qua e ne facciamo quanti vogliamo. Poi con le ossa che abbiamo giù del mob spawner lo facciamo crescere all'infinito. Quindi in poche parole noi abbiamo infiniti ender, no, sì, infiniti smerald, ho detto ender, volevo dire emerald. Abbiamo infiniti, possiamo fare la piramidozza, quella a faro, che ci dà i potenziamenti, i buff, che è assurda. Prendi qua i semi, ripiantali tutti, a meno rinascano il prima possibile. Li metto tutti di grano, e adesso, cosa ci fa una carota qua sopra? Sasha Grey, quante volte ti ho detto di stare lontana dalle piantagioni, eh? Tu puoi stare vicino a quella di patate, ma non a quella di carote. Eh? Ok. No, adesso bisogna essere chiari. Queste per queste ragazze, insomma, si lasciano un po' andare. Vabbè, basta dire sdruzzate. Bene, finisci il campo. Andiamo nell'Endworld. Via. Dov'è? Via questi. Comunque potrebbero inventarsi una specie di teletrasporto, eh. Dove uno monta in una piattaforma e si teletrasporta totalmente in un'altra. Sarebbe una cosa abbastanza figa. Allora, lascio un po' di oggetti, tipo gli smeraldi, che non ci servono adesso. Anche se potrei fare direttamente... No, non lo faccio. Invece sì, lo faccio. Posso lasciare tipo la roccia, questo. Questa mi serve, non so perché sia lì. Il cibo ne ho un po', la legna. La legna da caccia la tengo, sinceramente. Cioè, mi piace. Volevo usare... Intanto vado a piantare giù questo, subito. Volevo usare la legna normale, non quella da caccia. L'ho raccolta ora. Facciamo così, che usiamo le lastre, va? Questa te la porti dietro. Per lastre intendo il pietrame. Perché ho detto lastre? Non ho letto lastre.
Pietra incrinata, ma cos'è? Ah, ok, questo lì. Ok, ora torno. Altra cobbe, sono pietrame 64. Lascia i semi, lascia questo, lascia i diamanti. Buoni, 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 buoni. Buoni, raga. No, che lascia qui? Non mi fido, poi li porto nell'end, vieni nello schiribizzo, riprendo. Buono, direi che si può andare. Le zucche mi servono, i lapiscazzoli li lascio. Lascerei anche i semi d'anguria. What do you think about? Potremmo piantarli, ma li piantiamo più tardi. Prendi le torce, che non ne abbiamo più. Lascia le carote, il libro, questo qua, il pietrame. Prendi questo a 64. Ok, dovrebbe essere sufficiente, i muretti li levi. E sì ragazzi, andiamo. Allora vado giù, pianto un secondo largoscello, perché voglio fare anche una cosa da caccia qui vicino. Quindi metterò questo largoscello da caccia qui nel mezzo. Risalirò. Va bene, dai. Proviamo a risalire così. Dovremmo farcela in teoria. Me la va troppo lontana. Ok. Buono, Leander, per se inizio ad usarle e imparo ad usarle, sono una buona. Ehi te. Ehi te. Poi fermi, sono diventato una cosa fondamentalissima. Mi sono dimenticato il ferro. Di ferro ce ne servirà un po', penso. Portiamone così. Che poi dobbiamo fare i blocchi. Abbiamo 9 zucche, quindi possiamo fare 9 golem. 9 golem, 7, 14, ne facciamo 9. No, 9 un caspita! Ce ne servono molti di più, ragazzi. Che cavolo. Allora, ogni golem è composto da 1, 2, 3, 4. 7 per 4, 28. Poi, aspettate, no, ci serve più ferro, assolutamente più ferro. Vieni qua, che tanto qua lo stavo anche cucinando, tanto raccogli questo. Vola e raccogli anche quest'altro qua nella chest. Per farne 9, 9 per 4, no. No, aspetta. 9 per 4, 36. Che cosa sto dicendo? Allora, 9 per 4, 36 blocchi. Ci servono 36 blocchi, 29 ne abbiamo. Ne abbiamo 29. 36, ok. Abbiamo finito tutti i nostri lingotti che dovevamo usare anche per il percorso. Però badate, la farm di Enderpearl fatta anche dai golem è buona. Cioè, in pratica creiamo una stanza di omicidi e suicidi. Guardate quanto è bello il culo della gallina. Comunque potremmo fargliela tipo un minimo di coda. Le galline hanno un minimo di coda, no? Penso proprio di sì. Comunque abbiamo trovato una bella città. Dovremmo aumentare le pixel art. Cioè, la gallina è figa. Intanto ora vedo se con l'acacia rende meglio le zampe della gallina arancioni piuttosto che gialle. Perché gialle non è proprio così la gallina, no? È più colore acacia. Comunque andiamo nel land velocemente. Facciamo una specie... No, creiamo i golem tutti insieme. Ok? Vi lascio a voi la libertà di dare i nomi ai golem. Ok? Nel frattempo noi cerchiamo, nei prossimi, mentre insomma non registro, delle targhette. Ora non ne troverò mai 8, però penso che 2 o 3 le possiamo trovare. Una dovremmo già avercela. Spacca questo e portiamocelo con noi. Le targhette e diamo i nomi a tutti, va bene? Tanto allora, quei cosi basta non guardarli in faccia. Ora iniziamo a creare i golem. Fermi. Direte perché ho portato tutta la cobblestone. È per far sì... Aspettate, qualcosa che non ci serve... No, in questo momento non ci serve. È per fare... Bene, come al solito vengo interrotto. Porca miseria. Per fare il bordo qua intorno a tutto. Perché i golem, se no, mi cascano di sotto. E noi non vogliamo che i golem caschino di sotto. Ci vorrà una vita. Io lo dico sinceramente, per ricoprire tutto l'endworld, con questo bordo ci metteremo 6.000 anni. E per 6.000 anni non intendo la pubblicità della Red Bull, quella lì che fa un portinaio di 6.000 anni, chi lo assume? No, no. Questi sono veramente 6.000 anni, perché si può andare veloce, ma cioè fare il percorso completo è assurdo, quindi farò una zona di delimitazione. Ora, ovviamente non la faccio adesso con voi, vi faccio solamente vedere l'idea che ho in mente. Devo stare anche molto attento a non cadere di sotto, perché se cado di sotto non solo perdo tutta la mia roba, ma tutta l'armatura, tutta l'arma potenziata, eccetera. Ma tiro talmente tante bestemmie che inizio a elencare il calendario dei santi, e i santi uno a uno vengono a suonarmi alla porta per schiaffeggiarmi, ok? Tipo qua non ci vado, qui inizio a chiudere, capito? Inizio già a fare un percorso di chiusura, tanto i cosi ci nascono lo stesso. Qui per esempio facciamo di 3 e poi di... Ehi, che vuoi ciccio?
Vedete? Così il percorso non permette, che è tipo una muraglia cinese, chiamiamola così, la muraglia cinese, non permette ai cosi di passare, ai golem di suicidarsi, perché quelli che vedete non ci sono più, secondo me non sono stati uccisi dagli Enderman, cioè gli Enderman non li picchiano neanche i golem, se non mi sbaglio, sono semplicemente morti cadendo di sotto. Vi fidate di me? Se vi fidate di me la risposta è ovviamente questa. Bene, qui continuo da solo, inizio magari a piazzarli tipo qua, in una zona tipo qui. Allora, iniziamo a crearne un po'. 1, 2, 3, 4. Tu sarai Crispy McBacon! Guarda, guarda, boom. Boom. Ah sì, vengono colpiti anche loro. Vabbè, più sono, meglio è. Più ho sbagliato. Più sono, più è difficile ucciderli, no? Penso di sì. Dai, dai, nascete e aiutatevi a vicenda. Aiutatevi, stupidi golem. Cioè, il tuo amico sta morendo. Ok. Unica cosa è che se, ad esempio, non li chiudessi già adesso qua, loro c'è la possibilità che mi scappino. Quindi non voglio permettere questa cosa. Devo chiudere anche questo bordo qui. Perché se loro rimangono già chiusi e concentrati, non, cioè, se mettono a ammazzare gli Enderman non vanno a camminare. Se camminano, dove non ho fatto il bordo, li perdo. E considerando che il ferro non ho... No, quasi finito. Non vorrei, insomma. Non voglio perderli. Possiamo fare, sì. È comunque una bella porzione, quella che stiamo facendo. Cioè, oh, che ho fatto? Perché l'ho picchiato? Sono un coglione. Marimba, Maya, Mori, dove è andato? Efficienti. Non mi toccare mai più, Non lo fare mai più, schifoso. Bene, ora qua arriviamo fino tipo a bordo. Faccio vedere dove volevo arrivare. Ancora te sei? Ma lo capisci che ti faccio del male? E muori! Che cavolo, cioè anche... Cos'è? A parte... Che io nell'altra spada non avevo... Mi sa che ho sbagliato a mettere un incantesimo. Perché io avevo... come si chiama? Avevo saccheggio. Il saccheggio è molto più forte di, che ne so... aspetto di fuoco. Che me ne frega dell'aspetto di fuoco. Ma quello... Quello è un vecchio golem. No, è un nuovo golem. Eccoci. Vedo cosa intendevo. Lui è già andato fuori. Porca di quella miseria. Ladra. Ok, ci sarà da lavorarci, gli altri golem non li piazzo, ma le mani ne rimangono 8, ma tutti all'interno. Ora leverò questo bordicino sotto, e tanto non serve, a noi ci basta il bordo sopra. Allora ragazzi, anche questo 50° episodio è terminato. Io spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo che in descrizione trovate la mappa. Vi ricordo di passare dal secondo canale, perché è uscito un altro video di Minecraft, e di mettere mi piace alla pagina di Facebook. Io vi ringrazio per aver visto il video, e ci vediamo nel prossimo video, da sempre tutto. Buon